E sono subito grandi emozioni quelle che ci regala il nuovo Monza 2022-2023 in questo debutto all'U-Power Stadium. Finisce per 3-2 questa gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, una partita sofferta sino all'ultimo e che, diciamo, per essere il debutto, la prima all'U-Power Stadium, di sicuro non ci ha annoiato. Frosinone, squadra che il Monza ha già abitualmente affrontato nei 2 anni di Serie B. Piccola curiosità, l'ultimo Monza-Frosinone disputato all'U-Power Stadium finì proprio per 3-2 in quella partita rocambolesca che difficilmente i tifosi del Monza sono dimenticati, rimonta che era culminata grazie ad un rigore realizzato da Mazzitelli. Due invece i rigori siglati dal Monza in questa partita, precisamente già nei primi 45 minuti, dove Mattia Valoti apre le danze con il gol dagli 11 metri e poi lo stesso numero 10 si procura il secondo calcio di rigore, realizzato però da Caprari, che diciamo sigilla il suo primo centro con la maglia biancorossa. Molto importante per lui, penso, trovare la prima rete con una nuova maglia e dunque primo tempo che termina con il risultato di 2-0, un Monza che riesce a gestire il vantaggio e che si dimostra superiore sotto qualsiasi aspetto al Frosinone di Fabio Grosso. Nei secondi 45 minuti, nella ripresa, però cambia qualcosa. Il Monza probabilmente entra un po' con la testa fra le nuvole. Il Frosinone sfrutta questo momento e ci mette 3 minuti per pareggiare i conti ed arrivare al 2-2, che di fatto mette una grande pressione al Monza, che fatica ad attaccare. Quest'oggi Danny Mota non l'ho visto nella sua miglior condizione. Il centrocampo faticava a trovare varchi, la difesa sempre più in difficoltà perché il Frosinone attaccava di minuto in minuto, fino a quando Giovanni Stroppa ha deciso di inserire il vichingo Christian Gyökeres. Personalmente quest'oggi non ero presente all'U-Power Stadium, lo sarò dalle prossime partite, ma anche da casa, sin dai primi minuti, si poteva sentire il coro Din Don, Din Don, intervengo dall'arena, il vichingo ha fatto gol. Coro ovviamente ad inneggiare quello che è ormai l'idolo della curva della tifoseria monzese, Christian Gyökeres, che entra e segna un gol, tra l'altro molto bello, su un'azione ben creata, insomma dal Monza, assist di Andrea Colpani e sigillo di Christian Gyökeres, che si dimostra ancora una volta uomo decisivo. E credo e spero che questa sia anche una bella risposta anche per quanto riguarda il calciomercato, perché io, come tanti altri tifosi appassionati biancorossi, veramente farebbero fatica ad accettare una partenza di Christian Gyökeres. Tutto è finito per il meglio, dunque Monza che supera il turno. È ovvio che la Coppa Italia non sarà un obiettivo della stagione biancorossa, però era importante cominciare con una vittoria. Abbiamo visto dei buoni debutti di Caprari, di Birindelli, che mi è piaciuto molto sulla fascia destra e conferma l'ottimo precampionato che ha svolto con la maglia del Monza. Esordio anche per Marlon, che mi è piaciuto veramente tanto, credo sia davvero un bel difensore fisico, concreto, insomma quello che ci voleva al Monza, il debutto ufficiale anche di Andrea Ranocchia. E quest'oggi ha giocato ancora una volta Carlos Augusto come terzo di difesa. Non me lo sarei mai aspettato, perché insomma il Monza non ha più problemi di difensori, eppure Giovanni Stroppa ha scelto questo ed avrà avuto sicuramente i suoi buoni motivi, che spiegherà poi in conferenza stampa. Ultimo, ma non per importanza, anche Alessio Cragno,
che si è presentato molto bene, devo dire, al tifoseria biancorossa. E anche, mi stavo scordando, dell'ingresso in campo di Stefano Sinsi. In attesa che anche Capitan Pessina recuperi, speriamo già a partire per la prima di campionato che si disputerà neanche fra 7 giorni. Quindi subito testa a Monza-Torino, sarò presente. Vi porterò direttamente dallo Power Stadium le emozioni, il fermento che si proverà per la prima storica partita in Serie A del Monza. Che altro dire? Vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate riguardo questa partita, quali sono state le vostre sensazioni. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di passare a seguirmi su Instagram. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza! Thank you.